popola i gas e gli avanzi del vino. Testo il comando TV e lì ci sei tu che cominci il mattino. Oggi per imporsi sul mercato o comunque per imporre una certa visibilità del proprio progetto, l'importante è suonare. Ecco, quello che ho visto stasera mi è piaciuto particolarmente proprio perché ho visto dei gruppi che suonavano, cioè sapevano suonare. La vita è quella che ti guardi di traverso. Nessuno, ma proprio nessuno, fa più esibire artisti che propongono cose originali. Questo è veramente un grosso problema della musica italiana, che non si dà una possibilità che sia una in più, se uno sbaglia la prima mossa è finito. Concorso sulle notti ideale nasce nel 2006, quest'anno arrivati alla quarta edizione. Ovviamente il nostro obiettivo è stato e continua ad essere quello di far crescere la manifestazione puntando sulla qualità. Proprio per questo motivo abbiamo cercato di investire le nostre energie su gruppi e giurati che potevano alzare il livello del concorso. Il problema è che di concorsi del genere ce ne vorrebbero uno al giorno, perché poi questi gruppi hanno necessariamente bisogno di suonare tanto e farsi vedere tanto. Arrivate un sacco di richieste, un sacco di gruppi da diverse parti d'Italia. Era qualche anno che volevamo iscriverci, però beccavamo sempre il bando in ritardo e quest'anno finalmente, insomma, ci abbiamo fatto per tempo, ci siamo iscritti e abbiamo avuto la fortuna di essere, insomma, selezionati per gruppi e siamo stati contenti di aver partecipato, insomma. Certamente la visibilità è il primo argomento, la visibilità. Oltre alla visibilità anche riuscire a fare quello che purtroppo oggi di questi tempi si perde un po', con questi talent show, con questi X Factor, amici, cioè quello di suonare. La manifestazione mi sembra essere stata alta di livello sia nell'organizzazione che nella gestione e nella partecipazione dei gruppi che erano tutti di spessore. I giurati della quarta edizione: Sergio Taglioni, Tommaso Novi, Francesco Bottai, Marco Masoni, Andrea Lupi, Davide Mancini e Luca Giovacchini. Io avevo cercato di guardarci intorno e li ho pescato nel panorama musicale toscano quello che secondo noi poteva rappresentare una scelta di qualità. L'obiettivo era quello di creare una rete, creare quei meccanismi che permettono ai gruppi che si esibiscono di entrare in comunicazione, in contatto con produttori, musicisti e organizzatori di festival. Che ha vinto l'anno scorso, i tre che vedono il re, sono un gruppo di Roma che proprio grazie al concorso ha conosciuto un produttore qua a Pisa che qua gli ha fatto registrare il disco. Siete contenti di aver vinto? Ah, noi abbiamo vinto? Sì, sì. Abbiamo vinto. Ben fai, abbiamo vinto! Ben fai, abbiamo vinto! Sulle note di Ale nasce dalla volontà di Cesare e Tamara Allegretti di ricordare Alessio la sua passione per la musica, e da 4 anni il concorso si svolge nella piazzetta di Alessio, nella località di Titignano in provincia di Pisa. Il concorso si svolge in 3 serate, di cui 2 semifinali e una finale. Durante le semifinali vengono selezionati appunto i migliori gruppi, viene fatta una classifica e i migliori appunto si sfideranno poi nella finale.
Quindi le leggende di Nascimento avremo domani Lana Lady Bennett, gli Apple Tree, Alessio Franchini, Francesco Quadraro e i SID. Il concorso si svolge nel mese di giugno e si approfitta pertanto della stagione estiva per realizzarlo su un palco all'esterno. Quest'anno però la pioggia ci ha costretti 2 serate su 3 a riorganizzarci in uno spazio interno nel centro parrocchiale di Vignano. Io ero più nervoso di venerdì perché c'avevo il pubblico a 2 metri. L'acustica, qualsiasi errore facevo me lo amplificava di più, di conseguenza era importante, era importantissimo suonare bene. Come l'ho vista io tutti quanti, tant'è che è bello per questo, è una cosa seria, ma seria parecchio. Roma, Roma, piombo e rame, crema di catrame, onda senza mare. Roma, culla adesso vuota, culo dell'Europa, frici con il cor. Oltre ai gruppi partecipanti al concorso hanno suonato anche degli ospiti. Abbiamo avuto un ospite per sera, la prima sera ha suonato Luca Rovini, poi ci sono stati Betta Blues Society e infine l'ultima sera ci sono stati i Tre che vedono il Re, che sono il gruppo che appunto ha vinto l'anno scorso. È stato parecchio interessante e sono felice di essere qui per la seconda volta. Devo dire che questo è veramente un concorso bello, positivo e c'è una bella energia, una bella aria. Come ha accennato Sergio, è stato difficile prendere delle decisioni. Portiamo ancora i lividi addosso. Tra il secondo e il terzo posto c'è stato del casino vero. Complimenti a tutti. E ora naturalmente salutiamo anche il sindaco, ringraziamo il comune. E vuoi dire qualcosa? Volevo ringraziare Scella e Tamara, perché la causa è veramente nobile. È stata veramente una bella serata, veramente molto molto bella. Grazie. Nel 2010 nasce l'associazione Alessia Allegretti e per qualsiasi informazione sull'associazione, sulle iniziative legate ad essa, c'è il sito www.associazionealessiallegretti.it. One, you say you ain't got time. Two, you say you got too many.